questo punto io vorrei passare la parola alla nostra Geppi Cucciari per il sondaggio. Prego Geppi. Allora, te lo ricordiamo, Raul, che sei qua anche per promuovere il tuo film. Ti presento un amico, ricordiamo ancora una volta il cast, la Bobulova, la Felbeban, Martina Stella e la quarta che te la sei inventata. Ma che Lirelli, ma chi è? Non ti ricordavi neanche come Gongolo, il sette nano che nessuno, uno dei sette nani di cui nessuno si ricorda il nome. Eh sì, no, lì per lì, era uno scioglilingua, che Lirelli, che Lirelli, che è la sorella di Lelli Kelly. Comunque... E che salutiamo anche lei. Ciao Kelly. Sì, sì. Salutiamo. Poverino, non ce la ricordavamo. Allora, saluto il Raul più amato dagli italiani, il secondo Raul, il primo è Raul Casadei. Zan Zan è la sigla che è sempre... Un uomo col quale, pensate, io ho lavorato, ma purtroppo mi ha considerato soltanto una collega e non quel bel pezzo di fiction che mi ritengo. Un uomo che... ha cominciato facendo la piovra e secondo me tutte quante oggi saremo liete di restituirle il favore. Un uomo che è stato campione di nuoto, dal quale io mi farei insegnare la farfalla, il delfino, la rana, ma soprattutto lo stile libero. Un uomo che ha detto no al colesterolo e purtroppo anche a me, e per pura ripicca, io la prima domanda del tuo sondaggio l'ho fatta soltanto agli uomini. Ecco qua, la prima domanda. Il nuovo film di Raul Bova si intitola Ti presento un amico. Se lei avesse un amico come Raul Bova, lo presenterebbe in giro o lo chiuderebbe in garage? Se no non si cucca più fino al 2025. Guarda che ti presenterebbero agli amici il 31,4%. Cioè che comunque vuol dire che ci sono delle persone, degli uomini che vedrebbero in te un amico caro, affidabile e simpatico. Ci sarebbero secondo me dei rischi ad presentare alle donne un uomo come te, secondo me. No, no, nessun rischio. No, lo so, sei innocuo, purtroppo sei innocuo. però sarebbe un po' come presentare, che ne so, a Melissa P la primavera dell'Inter, così scriverebbe il suo prossimo libro 11. Freschi freschi. Sono molto più innocua di Raul Bova. Sei molto più innocua? Di Raul Bova, vero? Abbiamo sempre questa fama, ma in realtà... Sì, guarda, tu e Raul Bova avete proprio la stessa fama. Io mi accomuno, il mio immaginario, tu e Raul Bova proprio. Allora, andiamo con la seconda domanda. George Clooney ha detto che se fosse una donna farebbe un pensierino su Raul Bova. Cosa gli mettono nel caffè? Ecstasy? Sì, per il 90% delle persone intervistate, no per il 10% col quale io sto, caro Raul, perché l'ho detto anche la Binetti in realtà questa frase: se fossi una donna a Raul Bova ci farei un pensierino. Comunque secondo me sareste una bella coppia. Vediamo anche invertendo i due fattori. Ho delle foto qua che possono dimostrare come la vita cambiando di un po'. Ecco qua, voi due insieme. No, che orrendi. È orrendo, Madonna. Veramente orrendo, però è il momento Brokeback Mountain, quindi vogliamo dare questo immaginario anche al pubblico che ci guarda da casa, che stanno facendo forse il punto croce, quindi insomma questa è l'immagine che vogliamo dare di te con Giorgio, e non saprei veramente chi scegliere. Raul Bova è stato testimonial del PD e il PD va lo stesso come va, e provare con Padre Pio? Sì, per il 94% delle persone intervistate. C'era... Non hai fatto? No. Eh sì, era la biografia. Ma veramente, io sono Raul Bova, forse avete sbagliato personaggio. Tu sei? Raul Bova. È che quando abbiamo capito... Vabbè, che... Vabbè, ciao, cacchio. No, cioè, non ne avete azzeccata una. Siamo... No, ma mica peraltro, perché comunque sono totalmente al di sopra, non ho nessun colore politico, quindi assolutamente... Niente, guarda Geppi come sta cancellando e scrivendo vaffan... Né da una parte né dall'altra, ecco. Ecco. Allora, guarda, questa domanda... Io non scrivo le domande, io scrivo la vita. E nella vita c'è scritto che se mai ti dovessi candidare io ti voterei. Se non... Grazie. Ti candidi, ti... Grazie. Voto lo stesso. Chiudiamoci in una cabina elettorale, ti disegno il costume addosso con la matita copiativa. Vai tu.